Buongiorno signori di YouTube, bentornati. Nuovo video tratto da una live di Interno 13 su Twitch. Questa volta parliamo del logo della Puma, nata dal genio del fratello che creò anche Adidas. Quindi, se volete, tra l'altro, c'è anche un video a parte dove parlo del logo appunto di Adidas. Come sempre, vi invito a guardare il video, condividerlo, lasciare like, lasciare un commentino e trovate sempre e tutto in descrizione. Buona visione, ciao! Buonasera, ciao Follo, come stai? Bene, Bene, dai, dai, dai. Non c'è male, non c'è bene, male con la maglietta della New Team. bene. Della New Team, grandissimo. Salutiamo anche la chat, vedo già il buon Dariovic e Christo Troskij 1982 che ci salutano. Ciao, benvenuti. Salve, a voi. Salve, a voi. E siamo qua con un nuovo episodio di It's Logo Time. Di cosa ci parli questa sera, mitico Oggi Follo? parliamo di un brand che ha una storia abbastanza familiare con un altro brand e parleremo del logo della Puma, non Piuma. quella che trovi al mercato Esatto. farlocca, Non ma è quella quella. vera, quindi no, non è quella, purtroppo non è quella. Però sarebbe Calzini interessante migliori della capire anche storia. come. Sì, esatto, pagavi 2 euro e avevi Euro, una montagna scorta di di calzini. calzini per tutta la vita. Esatto. Allora, partiamo un pochettino con classica introduzione storica perché bisogna partire per forza da lì. Azienda che nasce, aspetta che leggo il tedesco perché l'azienda nasce come Gebrüder Dassler Schuhfabrik, che Pronuncia perfetta. Hai studiato tedesco, te. sembro di Monaco di Baviera. Esatto. Nome che vabbè, poi mi ero andato a cercare un po' il significato, che praticamente vuol dire fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler. Fratelli Dassler che sono appunto Adolf Dassler, che fonda Adidas, e Rudolf Dassler che fonda Puma. La cosa da vedere un attimo è che loro due chiaramente iniziano a sfondare, tra virgolette, nel mondo nel mondo sportivo, quindi con tutte le scarpe da corsa, eccetera, eccetera. Passano le Olimpiadi a Berlino nel 36, dove Jesse Owens vince con un loro paio di scarpe, tra l'altro, e poi c'è la seconda guerra mondiale e, finita la guerra, decidono Succede di, quel che succede, esatto, separarsi. in Germania in quegli anni in Europa non è successo niente e decidono di separarsi. Quindi, appunto, come ho detto, Adolf fonda Adidas, che è la fusione tra il suo soprannome, il suo nickname e l'iniziale del suo nome. Quindi Adolf diventa Adi e Das di Dassler, quindi Adidas. La stessa cosa fa Rudolf. E Puma? Ah, esatto. Puma non c'entra niente con. Perché Puma in realtà Arriveremo. nasce come Rudas o Ruda. No, nasce come Ruda. Tutte e Quindi due hanno avuto grandissima fantasia. Un pezzo del esatto. nome e un pezzo del cognome. Esatto, però poi Uno uno ha l'ha deciso di mantenuto. cambiarlo perché Ruda obiettivamente faceva schifo come nome. Vabbè, ha cambiato due lettere e ha fatto in fretta da Ruda a Esatto, Puma. probabilmente per la pronuncia gli è venuto più semplice tradurlo o cambiarlo in Puma, tutto qua. Quindi, dopo la breve introduzione storica, arriviamo al 1948, dove effettivamente Puma vede la luce. E quindi abbiamo il primo storico logo di Puma. Cioè, allora, Ah, però nasce già con col felino, quindi. sì, perché cambia il nome praticamente subito, cioè decide di fondarla con un nome, ma poi si vede che evidentemente non è che
fosse un bellissimo nome, non suonava benissimo e quindi cambia subito. Abbiamo questo coso perché Felino con dei problemi. Esatto. Felino... Però la D mi piace. Beh, la D di Dassler, almeno quella che già usavano per la loro azienda in precedenza, quindi l'ha un po' riutilizzata, però quel felino lì veramente, cioè... Ma felino del suo sacco si è affidato a uno studio di grafica per tirare fuori questo aborto, no, lasciami dire. Non lo so, penso che sia farina del suo sacco. O comunque dell'azienda Puma, quindi della parte grafica di Puma. E obiettivamente questo è veramente brutto. Cioè, c'ha una gobba. Innanzitutto ha una gobba. E vabbè. Poi ha un orecchio solo. Elfo lo sta apprezzando. Non so se è ironico. Vabbè, di profilo cosa vuol dire? Ne vedi uno? Ah no, bello schifo, ha aggiunto. Bravo, dai, bello, che dai, sei con noi. Obiettivamente è un bello schifo. Cioè, sì. Per fortuna è il primo. Ed è quello più brutto. Spero che lo cambi anche subito. Cioè... Sì, beh, in chissà. Effetti lo cambiano praticamente... Non subito, però diciamo che ci mettono poco, ecco. Non vanno molto avanti con questo disegnino. Vabbè, quindi, questo... Allora, già un pochettino meglio. È un pochettino meglio perché dai meno importanza a quel felino con dei problemi. Sì, ma chissà se lo mettevano sulle scarpe quel felino. No, non penso. No, infatti, non anche penso. Secondo me. All'epoca non penso si usassero robe strane, saranno state scarpe classiche. Cioè, beh, sportive, ma non penso con loghi strani. No. Sì, però mi immagino qualcosa di abbastanza semplice come estetica. Poi, per curiosità, no, poi andrò a guardare. Assolutamente, ma infatti loro credo che usino... sai, è presente il classico, sì. Il classico fascione che hanno... Che ha Puma sulle loro scarpe, comunque è derivato anche da quello. Poi vi spiegherò perché c'è questa fasciona sulle scarpe Puma. Mm-hmm. E vabbè, il logo, niente, in questa forma geometrica, a forma di diamante. Ti dirò. Anche qua, va. Non è male. Sì. Ma poi anche la scritta Puma, non so che carattere hanno usato, non è dei migliori. Più che altro con la D non c'entra niente. Però. Vero, assolutissimamente vero. Non c'entra niente con la D, ma non c'entra neanche con le altre scritte che ci sono fuori. Quindi è proprio sconnessa da tutto, ma va a suo vantaggio perché è più visibile. Quindi l'occhio ti va subito lì. C'è Tia che scrive, ma c'è un facocero al posto del puma. Sì, è interpretazione animale, effettivamente, non è... potrebbe essere qualsiasi cosa. Sì, può essere un facocero, un gattino, un pappagallo, non lo so. Vedete la voce. Ognuno ci vede quel che vuole, esatto. Esatto, basta che fai parlare il cuore. Il cuore ti dirà che animale vedi. Sicuramente non un puma, ecco. Però... Non un puma sano, lasciami dire. Assolutissimamente no. Però. Oh. Vabbè, questo dopo 3 anni, giusto? 48 il primo, hanno detto dopo 3 anni mettiamoci sta roba intorno. Sì, andato vabbè. Distogliamo un po' l'attenzione da quella roba che. Quello borrobrio che abbiamo creato. Esatto. E vabbè, gli hanno creato questo doppio riquadro, appunto, in questa forma strana, perché. Cioè, anche qua. Che forma è? Che cos'è? Cos'è? È un esagono? Ah, no, non è un esagono. Cioè, sì, è un esagono perché ha 6 lati, ma è un esagono anche questo con dei problemi. Quindi probabilmente l'hanno ricollegato al puma, in quel senso. Ha detto, facciamo 2+2 e facciamo 2 robe con dei problemi. Vabbè. Effettivamente, però dai. Anche qua... Apprezziamo lo sforzo. No, ma anche qua, team di ricerca e sviluppo grafico. Mi spiace. Bocciati. Bocciati. Però andiamo avanti, perché sicuramente più avanti troveremo... Questo cos'è? Il logo della Jaguar? No, hanno staccato il logo della Jaguar?
questa è una macchina. No, questo è il Puma di prima, che aveva dei problemi, che è stato investito. È stato schiacciato. E quindi è venuto fuori quello. Esatto. Ah, concordo con la tua analisi. Cioè, non saprei cosa dire, esatto. Cioè, è una macchia su sfondo bianco. Esatto, però quello di prima è durato un bel po', eh. Sì, è durato 10 anni. Vedo, questo arriva nel 68. Sì. Sì, diciamo che questo qua, boh, a parte che la zampa dietro ce l'ha, cioè, è come se ce l'avesse spezzata la zampa C'è dietro. un'articolazione in più, evidentemente. Ma poi, no, io non, quando l'ho visto, sono scoppiato a ridere perché ho un test di Rorschach. Cosa ci vedi in queste cose, in questa macchia? Eppure l'hanno usato per davvero. Un puma investito. Purtroppo hanno usato il puma investito per un po', meno di quello precedente, cioè non l'hanno usato 10 anni, se non ricordo male, però c'è, cioè, anche qua, io dico, ma perché? Cioè, cosa mi rappresenta questo logo qua? Non mi rappresenta niente, non dai Un'identità, il tuo brand, cioè soprattutto se non lo paragonato, so. se paragonato con quello del fratello, perché in quegli anni Adidas, cioè, già si faceva, era riconoscibile per il proprio logo e non ha mai avuto delle robe così brutte, parliamoci Ma qual è il logo? Quello a forma di fiore, una specie chiaro. di Io stemma, ora già no, le tre righe. negli anni 70, dove, se non ricordo male, quello a forma di trifoglio, che Ho vabbè, capito. che è uno dei due iconici di Adidas, mentre di Puma si va a ricordare se quello odierno più che altro, gli altri. Andiamo avanti, no? Toglimi sta macchia di Rorschach, perché Ci regia, infastidisce. Regia, per mi tolga favore. la macchia per piacere. Vedi, Sì. finalmente, dopo non molto tempo, decidono che forse il Puma deve avere una linea da Puma e non una linea da Oddio. Anche che animale è. Come, oddio. questo non è che mi faccia impazzire. Però convieni che questo sembra un Sì, puma, sì. Sembra gli altri no. un puma. Ha una parvenza di puma anche questo. Stanno migliorando, dai. Gli altri proprio no, direi. E vabbè, poco da raccontare, la silhouette di un puma è bianco, con i contorni neri ovviamente per farlo risaltare di più su qualsiasi cosa. E vabbè, c'ha gli occhietti, ha questi dentini un po' che si vanno ad incastrare tra di loro. Gli artigli si vedono. Sicuramente è un po' più dettagliato e più pulito rispetto a quelli precedenti, ma ci Comunque voleva non poco. associavano a sta roba una scritta, proprio così, No, solo il puma duro e puro. sì. Però aspetta, perché adesso se la regia va subito avanti, vedremo che cambia qualcosa. No, c'è da. Ovviamente Dario Avici dice di ringraziare Watchmen che ha insegnato negli anni cos'è il test di Rorschach. Non riesco neanche a Rorschach. pronunciarlo. Rorschach. Ciascia. Qua ci arriva la scritta. Questo già assume una parvenza più o meno del logo odierno, mi sembrerebbe Sì, di sì. abbastanza simile, dai. Il puma perde un po' di dettagli, perde le orecchie, per esempio, perde gli artigli diventa un pochettino più semplificato, in peggio secondo me, però viene aggiunta la scritta dell'azienda, che comunque la contraddistingue anche oggi. Esatto. E poi c'è questo rettangolino che, vabbè, contiene il tutto, lo rende anche più utilizzabile su qualsiasi tipologia di abbigliamento, scarpe, mica scarpe. È più applicabile, ecco, mettiamola così.
Sì, dai, concordo. Dai, questo è più applicabile. Beh, degli altri. Dunque, non è che... Sì. Sforzo creativo non è tantissimo, mi da dire. Non ho visto di più... Sì, diciamo che hanno tenuto comunque col fatto che la tua azienda... Il fatto che la tua azienda si chiama come un animale e non hai molte vie creative, cioè comunque dovrai sempre sporgerti verso la parte creativa che va a ricordare quell'animale lì. Comunque in tedesco Puma si dice Puma a questo punto, mi verrebbe da dire. Ah, boh, non lo so, chiediamolo a un tedesco vero, se c'è un tedesco in tedeschi in chat. Ma lo cerco io, vediamo. Tu vai avanti. Come... Va bene, io vado avanti. Regia, vado avanti, per piacere. Ok, qua invece viene, se non ricordo male, non so se registrato oppure viene creato il... Aspetta, che c'ho il nome. Chiama Formstrip, che è la classica forma che c'è appunto sulle scarpe Puma. Questo perché all'inizio è stata sviluppata come una forma che desse solidità alla scarpa, quindi era una roba fatta, era una struttura fatta apposta in modo tale che sostenesse di più il piede, che aiutasse la scarpa a non rompersi troppo in fretta, eccetera eccetera. Era funzionale quindi alla scarpa quella struttura, ma come le tre strisce Adidas. Anche le tre strisce di Adidas ai tempi erano funzionali alla struttura della scarpa e poi sono diventate un simbolo stesso dell'azienda. Infatti sia le tre stripes di Adidas sia il form strip di Puma sono marchi registrati, quindi cioè sono loro, sono marchi registrati, nessuno li può usare a parte loro, ovviamente. E appunto questo utilizzo della forma appunto da parte dell'azienda tedesca ha poi portato alla creazione di questo logo, che va appunto a riprendere anche la forma del foam non mi ricordo più come si chiama, del foam factor, foam design, quello che era strip come l'hai chiamato? Sì, foam strip, ecco, non mi veniva. E appunto con una P più grande rispetto alle altre lettere, quindi abbiamo la strip che parte dal basso, quindi dalla base della P, e poi va a sottolineare tra virgolette le altre lettere, poi concludersi in concomitanza con la lettera A. Chiude la parola Puma. Puma. Molto, questo però perso l'animalo. Sì, non c'è più l'animalo. Aspetta, questo era un logo che veniva utilizzato in più, cioè c'era quello di prima, scritta Puma con l'animale e il rettangolo, e c'era anche, veniva usato anche questo in determinati prodotti. Ho capito. Capito? Quindi non l'hanno abbandonato, cioè l'hanno utilizzato sì, ma è come ha fatto Adidas. Quindi anche Adidas aveva due o tre loghi, attualmente ne ha più di due o tre, che poi utilizza in base al prodotto che vende. Se sono Adidas Originals utilizza il trifoglio. Se è roba sportiva di calcio utilizza la classica montagnetta. Se invece è la linea, quella fatta in collaborazione con le star, ha la scritta Adidas con le tre strisce in orizzontale di fianco, quindi un po' di cose. E Puma ha deciso di fare un po' la stessa cosa anche qua. Che fantasia! Vabbè. Chi ha copiato Starz. Chi? Ma penso proprio che Puma abbia copiato Adidas. Penso, poi credo anche che i fratelli in questi anni siano anche morti da un po', però chi lo sa. E niente, era interessante comunque parlare anche di questo e del foam strip. Magari tanti si chiedono, ma perché Puma quella cosa lì sulla scarpa? È per quello. Perché è interessante sapere che nasce come elemento strutturale della scarpa, non solamente estetico. Eh sì. Quante cose si imparano con Logotime? Visto?
dobbiamo fare un jingle con quante cose si imparano, una roba del genere. Vabbè, andiamo avanti. Elfo, preparalo. Allora. Qua... momento. Quello di... allora, il logo di prima col foam strip, ok. Quello di prima ancora, quello con la scritta Puma, il rettangolino, viene sostituito da questo. Ok, quindi la ci parte... piace questo, dai. Esatto, questo decisamente molto simile a quello odierno, anche perché ne manca solo uno e quindi immagina come potrà essere l'ultimo, no? E appunto, scritta Puma con il classico font, bello, tutto quadrato, un po' arrotondato, quindi c'è questo mix di forme. E il nostro gattone di sopra che salta la scritta Puma, è un pochettino anche qua raffazzonato, nel senso che potevano farlo un pochettino più morbido come forme l'animale, perché in alcuni punti è proprio così a spigoli. Che cazzo di Puma vedi a spigoli, però va bene. E però dai, qua io non so più cosa dire. Vabbè, ci siamo, dai, siamo quasi alla forma finale. Ma una curiosità che io, per esempio, i caratteri, questi caratteri Puma, cioè sono caratteri proprietari loro, di loro proprietà? Assolutamente, font... sì. Assolutamente sì, la fonte non te la so dire, ma basta che vai, cioè se clicchi, se clicchi, se cerchi su Google font Puma sicuramente ti esce il nome della font, sicuro. Però questi sono font proprietari, questo qua di Puma, quello di Adidas, quello di Nike, tutte le grandi aziende hanno il loro font, e se lo usi poi rischi comunque che ti vengano a dire: oh, guarda che stai usando il mio font, non puoi, come ho fatto? Eh beh. Te lo dicono proprio in napoletano, anche se sono tedeschi. Esatto. Vabbè, quindi 1978, arriviamo all'88. L'88, quindi un po' di anni fa, perché cioè, sono 32 anni fa. E questo è quello attuale. Questo è il logo attuale. Non l'hanno più cambiato. Non l'hanno più cambiato. Quindi finalmente dopo il Puma con dei problemi. Il Puma con dei problemi, ma racchiusi dentro un altro elemento con dei problemi. La macchia di Rorschach e tutte le altre cose che sono successe, finalmente sono riusciti a creare un qualcosa che fosse degnamente normale, perché anche il font è normale, non ha più robe che escono fuori strane, è bello pulito, non molto diverso da quello di 10 anni prima. E anche il Puma finalmente non ha più spigoli, il che, meno male, è tutto bello sinuoso, come appunto un Puma è quando arraffa la preda, salta, fa rarra, balzo, le orecchie, quindi è anche bello dettagliato, perché cioè, anche il muso non è una linea unica, cioè sono due linee, muso, doppio orecchio, cioè hanno fatto decisamente un bel lavoro a livello di ricreazione, di sistemazione del Puma, ecco. Ci hanno messo 40 anni, però ce l'hanno fatta anche loro. Però ce l'hanno fatta. Dal 48, se non sbaglio. Sì, ma l'obiettivo era quello. Meno male, l'obiettivo era quello. Sì, era il roadmap, ha detto tra 40 anni faremo un Puma che un bijou. Oh, che figa, levati, che Adidas proprio.